Non doveva nascere il mese prossimo. Non ce l'ho fatta a tenerlo più a lungo. Come si chiama? Metello. Metello. Perché tu gli hai messo il nome Metello? Non sarà d'accordo di chiamarlo Libero? O Comunardo? È un segnale fin dalla nascita. Per tenerlo lontano dalla galera. Ma in mondo tu li sa mettere. Ma poi ci tocca sempre fare il viaggio al cimitero. Certo è questo. Questo sarebbe un maschio. E dopo l'ufficione mi dispiacerebbe se ne andasse. Questa volta me ne vo prima io. Oh, tu sei sciufata. Causa della mia mancanza, eh? Ma questa volta te lo prometto, io alle murate non ci torno. Bisognerebbe bruciare tutti i libri che hai sotto il letto. No, eh? No. Quelli non si toccano. Va via. Scappa. Scappa. Levatevi di mezzo, voi due. Via. Entra in un portone. Poldo. No, Franzoni, anche te, anche te. Vattene, Poldo, ti rimetterò in galera. Senti, andare in galera per aver professato le proprie idee è una vergogna. Che male fanno, eh? Vogliono solo che il lavoro sia pagato secondo sudore. Che è un delitto questo, eh? Che è un delitto. Si pensa noi a riportarti alle vacche. Lasciami di spezzo. Adele, sono io, Poldo. Tu potevi anche rispondere. Lei tutta la notte va avanti e indietro sul greto dell'Arno. Per fortuna ho trovato il Pestelli che mi ha dato qualche cosa da mangiare e un bicchiere d'acqua. Gliel'ha data la pupa al bambino. Di la verità. Te tu credevi che io fossi di già alle murate, vero? Sentilo lì. Che voce, eh? Sentì stamani come piangeva. Lo vedete che questo ci campa davvero. Adele. Oh. Sapevi com'ero. Non ci si può far nulla. Così ci si nasce. Ma lui. Lui. Me te lo fa campare, vedrai. Adele, te lo prometto. Te lo fa campare. Dovessi tirar fuori tutta l'arena che c'è l'Arno. Te lo fa campare. Una mattina, sul finire dell'83, l'Arno era in piena. Mio padre era solo sul fiume con il barcone carico di rena. La corrente lo trascinò per un lungo tratto. Poi si rovesciò di colpo. E il barcone lo ricoprì come una lastra. Per sempre. Fino a 17 anni io vissi in campagna, a Rincine, un paese del Mugello al confine con la Val di Sieve. Ma i tempi erano duri, non c'era lavoro per nessuno. E babbo e mamma Tinai, che mi avevano tenuto a balia, decisero di emigrare. Metello, andiamo su. Indietro, per favore, Indietro, attenzione. Oh, Metello, che hai? Perché tu sei così serio? Chi emigra muore. Ma il peggio non è mia l'America. C'è il treno, prima o poi si torna. La tua scelta, Metello.
Su, forza. Io resto. Scherzerai, spero. Come sarebbe? Sarebbe che non vengo. Non ce la faccio. Su, sbrigati che parti. No. Avanti, falla finita, sai? No. I miei sono vissuti e morti a Firenze. E io voglio lavorare e vivere nella mia città. La tua famiglia siamo noi, avanti. Lo so, io vi voglio bene, a tutti. Anche se vi lascio all'ultimo momento. Di lavorare. La paga è di 4 centesimi l'ora. Ti sta bene? Questi contadini vengono dalla campagna a rubarci il mestiere, ma torna al paese! Lasciatelo campare! Lo vedete che è ancora un ragazzino? Senti, dimmi un po' la verità. Ma davvero tu sei di Firenze, eh? Vengo da fuori, ma sono nato a Firenze. Mio padre faceva il renaiolo, morì in Arno. Come si chiamava? Poldo Salani. Poldo? Ehi, ragazzi, ma questo è figlio di Poldo! Lo conoscevate? Se lo conoscevo, gli anarchici si conoscono tutti. Era in gamba, Poldo. Era uno che non si è mai piegato. Ma tu che fai? Dove abiti? E dove capita? Qualche volta dormo alla stazione. Che ti va di venire a stare da me? Grazie. Non ringraziare, tra noi ci si aiuta. E ora continua pure a scaricare. E ricordati che non si deve lavorare a meno di 5 centesimi l'ora. Da come ti sei incollato quel quarto di bue, vedo che sto mestiere non fa per te. Faresti meglio a scegliere un altro. Mi piacerebbe fare il muratore. E fallo il muratore, tanto lavoro ce n'è. E la paga è 7 centesimi l'ora. 7 centesimi? Una fortuna. E invece è una miseria, Pischero. Andiamo, sbrigatevi. Che ci siamo col cottimo? 1,5 metri per 14. Allora va bene, basta. Vetello, ci va solo un garni. A fare il che? A guardare le figliole. Io, ma aspetti il maestro, un'altra sera, va. Ma mi dici che t'hai da imparare? Scrivere tu sa scrivere, io so fare solo la firma, mi basta. Ti basta per fatti imbrogliata, padroni? Perché non tu vieni anche te? Mi piacerebbe, ma stasera vieni te con me. Schieraccia. Ovellone, non si gira mica, sai. C'è sempre un mucchio di figliole qua giù, davvero? Una donna! Aspettate, aspettate un correte! Ci va, Fede? E che c'è? C'è le prove della banda, che domenica arriverà Umberto. Ma chi l'avrà fatto re poi? Ah, io non ti cerco. La boia! Metteremo le bombe a Pitti, a San Pietro, a Quirinale! Ma sei ammattito! Viva Caffiero! Viva gli anarchici! Betto! Padri! Fratello! La faremo noi a comune! Maestro! Maestro, maestro, che succede? Lasciatemi, lasciatemi! Umberto Maia! Il re in papa di fronte alla gente si sono voltati le spalle, ma sono sempre culo e camicia!
Va via, va via, va via Renzoni. Ce la fa da me ora, va via. Pensiero è anarchico, e la storia va verso l'anarchia, ma lentamente. Spalmo, Betto. La libertà. Ma fa la febbre, senti come tu scotti. L'anarchia è una grande idea, ma io non vado più d'accordo con nessuno, si sono tutti voltati al sindacato. Chiudi la finestra! Basta con questa musica! Basta con questa musica! Il sindacato è un gregge che ha bisogno del pastore, del cane e di pastore. Non così. Non è per questo che ho lottato! È una vita che aspetto che tutto cambi, ma siamo pochi. Allora è meglio farla finita. Andarsene come ha fatto tuo padre. Buttarsi in Arno. E prima o poi lo faccio. Sentito uscire sul Lampredi? Sì, stanotte verso le 2. Ubriaco com'era, sarà cascato un arno. E se ne è affogato, sarà alle murate. Eh? Non sarebbe la prima volta. Non si preoccupi, e si sarà addormentato al giardino se ristori. Scusate, mi sono sbagliato. Scusate, cerco un mio amico, un certo Betto Lampredi. Vorrei sapere se per caso... Scusate. Chi cerchi? Betto Lampredi, è qui. Vieni con me. Dove mi portate? Dentro! Io non ho fatto niente! Se sei fresco ti farà giù bene. Con le mani, lasciatemi andare! Io voglio Betto Lampredi! Io non ho fatto niente! Non ho fatto niente io! Come te? E che tu ci fai qui? Già, e che ci fa? Betto stanotte è uscito sbronzo e con la febbre. Sono venuto a cercarli e quelli mi hanno sbattuto dentro. No, Betto non c'è. Se ci fosse tu lo sentiresti. Ma te non ti devi mica preoccupare. Guarda, tanto appena è partito il re e ci liberano tutti. Ma te che hai fatto? Ma l'altra sera si parlava di socialismo coi Bertini, il caporale, lo conosci, no? E io cercavo di spiegargli che ormai a padroni gli è sempre più difficile farci del male. E quel cretino si è messo a ridere. E è finita male. È molto importante che tu impari a difendere il tuo lavoro. Tu sei giovane e devi venire con noi. No. Betto ne soffrirebbe troppo. Davanti agli anarchici mi levo tanto di cappello, ma il socialismo è nuovo.
gli è più reale. Ormai nel partito ci sono delle teste importanti. Gli hanno scritto dei libri grossi così. Marx, per esempio, non tu l'ha mai sentito nominare? Il Turati, il Costa. Marx, no. Male. E questi? Che sono socialisti anche loro? No, noi siamo ladri. È sempre un delitto contro la proprietà. Se vuoi ti insegno il mio mestiere. Almeno in galera e tu ci vieni con una ragione. Il tuo maestro non è alle murate. Se è affogato, come dicono, lo ripescheranno. E se non lo ripescano, lo ripeschiamo noi. La strada di Betto, di tuo padre, sai dove ti porta? Qui ti porta. Rendo l'idea? Mi tennero 2 giorni in prigione. Mi usarono riguardo siccome ero minorenne e incensurato. Uscì dopo che m'ebbero schedato come figlio di anarchico, discepolo di Betto e muratore. Guarda chi c'è. Buongiorno. Buongiorno. Io abito qui davanti, in quella casa laggiù. Ci hanno detto che qui c'è qualcuno che è pratico di campi. Lui ha fatto il contadino, gli è pratico. Perché non viene domani sera? Va bene. Ti basta un gavurrino l'ora? Sì, sì. Che guardi? Che stupido. Ce n'è voluto, eh? Viola! È la mia suocera. Ora vai via. E torna più tardi. Viola! Entra di qui, dalla parte dei campi. Lascia aperto il cancello. Attenta ai cani. Viola! Sì, mamma! Ce l'hai la fidanzata? No. Peccato, mi piaceva rubarti a qualcuno. Raccatta. Levati le scarpe, mi fai male.
Tieni. E se rimango incinta, che tu fai? In questi casi ci si sposa. Levatelo dalla testa. Ce l'ho avuto un marito. E se il signore se l'è preso presto, è proprio per farmi capire che il matrimonio non è per me. Beh, che volevi che ti rispondessi? Che sarei scappato dalla paura? Prendi. Comprati un cappello. Leva quei soldi. Levali. Oggi ho lavorato 2 ore e ho diritto a 0,5 lira. Il lavoro è una cosa e l'amore è un'altra. Ehi, Moretti, sveglia. Non la farà aspettare troppo oggi la Viola. È nervosa come se fosse a digiuna da un mese. Ne macinerebbe un reggimento, quella. Sei impazzito! Vuoi perdere il posto? Per uno scherzo, grullo! Che è successo? Ho fatto cazzotti. Perché? In cantiere c'era qualcuno che parlava male di te. E che diceva? Diceva che tu ti macineresti un intero reggimento d'uomini. E io non ci ho visto più. L'ha detto per rabbia. Lavorava qui e l'ho mandato via. Ma allora è per questo che non tu ti sei fatto più vivo? Eh? Ma te ci ha fatto l'amore. Come sei buffo. Levati la giacca. Sai, non te l'avevo ancora detto, ma sono venuto a salutarti. Domattina presto. Parto soldato. Metello. Cara Viola, ti scrivo questa lettera, anche se non te l'avevo promesso, per parlarti di me, della mia vita militare. Come vedrai dalle fotografie, sono ingrassato. Eppure si suda molto, ma la sboba nutre, anche se non ci basta mai. La prima regola che ci viene imposta è di non avere un'opinione, un punto di vista, un'iniziativa. E così il cervello si piglia questa lunga vacanza. Intanto contiamo i giorni che ci separano dalla libertà come dei condannati. Meno 100, meno 90. 1095 giorni senza pensare a nulla. I giorni passano tra una sveglia, un rancio, una dunata, una marcia. I pensieri sono le pezze da piedi da lavare, la baionetta, il fucile modello 91, le giberne da lustrare, il giuramento da mandare a memoria e il saluto a mano tesa. Ancora 800 giorni senza pensare a nulla e poi è finita. Come sarà a Firenze? E te come sarai quando tornerò? Ci sarà il lavoro? Forse troverò tutti cambiati, anche te, anche gli amici. Che ci vuoi fare? Non ho altro da dirti. Ho servito la patria e sono affezionato agli amici, questo mi resta. A quest'età decisiva per la vita di un uomo ti chiamano per compiere il servizio di leva. Poi di nuovo a tu per tu con la vita si scoprirà di dover ricominciare tutto da capo.
Del Bono è sempre al secondo piano? Sì, 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 è qui. Grazie. Avanti. Metrello. Sì, sono io. Che sorpresa. Quando sei arrivato? Oggi. T'ho scritto. Una lettera e diverse cartoline, l'hai ricevuta? La lettera l'aprirono ai comando perché dietro c'era scritto camera di lavoro. E così mi dettero 20 giorni di rigore. E per ogni cartolina 10 giorni di prigione. Ma potevi avvertirmi, in qualche modo l'avrei evitato. Anzi, dovevo essere io a immaginarmelo. Non ti pare? No, a me piaceva ricevere posta. E che intenzioni hai ora che sei tornato? Trovare lavoro. Ma so che ce n'è poco. Ah, per il lavoro ci penso io. Parla con Pallesi a nome mio. Se non ci si aiuta tra noi. Che è sempre con Badolati. Sì. E per il resto? Ti sei deciso? Per il resto sono qui. Con voi. Con la mia classe. Ma per il partito non mi sento maturo. Tu hai detto però una parola che mi è piaciuta. La mia classe. Hai detto sono con la mia classe. Bravo. Viola. Mi fa piacere rivederti. Mi sono sposata. E mio marito è partito a fare il soldato. Allora? Allora che? È tutto come prima? No. Che pensi, che sono una pazza, vero? Quando ti ho voluto te l'ho fatto capire che mi piacevi, no? E così anche agli altri prima di te. Ora però le cose sono diverse, no? Non voglio. Lasciami. Ho un figlio. Dov'è? È di là da vecchio. Quando l'hai avuto? 2 anni e 4 mesi fa. Sì, potrebbe essere tuo figlio. O d'un altro. Ma è soltanto mio. Anche se porta il nome d'Alfredo, mio marito. Doveva avere un nome. Mi sono convinta che la gente ha ragione. Con tutto il mio diploma di maestra, non pensavo a dispiaceri che avrebbe incontrato nella vita senza un nome. Per questo ho sposato Alfredo. Non perché avessi paura, o perché i vecchi minacciavano di lasciare gli orti alla chiesa. Perché non mi guardi? Dovrei essere io a sentirmi in colpa. Se tu mi avessi scritto per avvertirmi, stasera non sarei venuto. T'avrei lasciato in pace. A soldati certe cose non si scrivono. E poi te l'ho detto. Mi ha fatto piacere rivederti. Ad essere sincero, non t'ho mai capita. E nemmeno adesso ti capisco. Sarà forse perché fra noi c'è una bella differenza d'età. E ora che fai? Ti metti a piangere? Perché? Uno della mia età è giusto. Deve trovarsi una ragazza fra quelli come lui. Me l'hai fatto capire tu. Senti, Metello, hai lavoro? Ricomincio da Badolati. Pallesi mi ha fatto assumere.
E che c'è? Senti, stasera se non piove si va a sullungarmi in cerca di ragazze. No, io ce l'ho di già la ragazza che mi aspetta, è una pantalonaia. Ha tante amiche, perché non tu vieni anche te? Bene, allora vengo. Ehi, Salani, ti vuole l'ingegnere, sbrigati. Vedi, prima si fanno le imbalcature di legno e poi si tirano su i muri sino ad arrivare al tetto. Naturalmente ci deve essere un progetto preciso in tutti i particolari, si capisce? Ingegnere? Scusa, va cara. Senti, Salani, se trovi lavoro altrove, prendilo, perché io dalla prossima settimana devo diminuire il personale e naturalmente comincio dai più giovani. Questo tu lo capisci, no? Io sono solo, è vero. Ma però vivo del mio lavoro, lo capisce? E secondo te che dovrei fare? Licenziare quelli che hanno famiglie e figli da mantenere? Non sei il solo, devo licenziarne almeno 10. Ragion per cui posso tenerti ancora, diciamo, un'altra settimana, non di più. Mi dispiace molto, Salani. Poi ti farò vedere, eh? Grazie. Fratello, come mai con la faccia? Sono nei guai, posso venire con te? Perché? Ho la camera di lavoro, badolati, minaccia dei licenziamenti. Allora fra poco tocca anche a me. Non ti preoccupare, del buono è onorevole, si farà sentire. Anche i padroni hanno loro onorevoli, anche loro si fanno sentire. Vetello, di che voleva? Ne licenzia 10, io sono il primo. O ci licenzia tutti o nessuno, ingegnere! Basta coi suoi trucchi, basta! Non ce la racconta più, che cosa vuol fare? Affamare i giovani? E sfruttare ancora di più noi altri? Se lei butta fuori i ragazzi, stia a sentire. Allora ci fermiamo tutti. E io mi fermo per primo. Attento, non regge! Pallesi! Vedrai che tutto andrà bene. È mancato un piolo. Si vede che era fradicio. Non ce l'ho con lei. Lei è il padrone. Fa il suo mestiere. Io dovevo stare attento. È capitata anche a lei. Ma l'ingegnere si può fare anche senza gambe, no? Metello. Corri subito a casa mia. Avverti la mia famiglia. Falli venire all'ospedale. Tutti, eh? Tutti, mi raccomando. Anche i ragazzi e Ersilia. Ersilia, se muoio, portatemi via con le bandiere, ma senza preti. Signori, signori, via le bandiere, per cortesia, niente bandiere. Nessuno vi impedisce di seguire il funerale. E ci mancherebbe anche questa. Ritirate le bandiere, niente discorsi. È un ordine. E di chi? Del questore e del comandante del corpo d'armata. Non ci riguarda. Non siamo né poliziotti né militari. Onorevole, evitiamo scandali. La prego di far rispettare l'ordine. Siete voi che lo turbate con le vostre pretese. Le bandiere restano. Resta inteso che la responsabilità è completamente sua. Prendete posto. Qui non mi piace, ma si mettono le cose. Sarà meglio andare via, vieni. Sì, t'ha ragione. Tanto l'atto di presenza si è fatto. Thank you.
so quello che avete fatto per il babbo. Io sono Ersilia. Salani Metello. Grazie di tutto, signor Salani, e anche per la colletta. Anche l'ingegnere è stato molto buono. Ha dato 100 lire di suo. Sua Maestà Umberto I si condanna Chellini Sante a 2 anni di reclusione e 1 anno di domicilio coatto per ribellione alla forza pubblica e istigazione alla rivolta. Salani Metello a 1 anno e 3 mesi di reclusione per ribellione alla forza pubblica e istigazione alla rivolta. Renzoni Giovanni a 1 anno di reclusione e 6 mesi di domicilio coatto per ribellione alla forza pubblica e istigazione alla rivolta. Lippi Ferdinando a 1 anno di reclusione per ribellione alla forza pubblica e istigazione alla rivolta. Tutti gli altri imputati di cui agli atti processuali sono condannati a 6 mesi di reclusione per resistenza alla forza pubblica. L'udienza è tolta. Ersilia.
scrivimi. Scrivimi. Caro signor Metello, lei mi ha fatto cenno di scriverle e io le scrivo, come scriveva mio padre, perché ogni tanto succedeva anche a lui di essere portato via di casa. Non faceva nulla di male, ma l'avevano preso di mira per via che era stato in Francia e poi implicato nei fatti del 79. Io a quell'epoca ero appena nata. Ora ho 20 anni e fo la fioraia, ma credo che presto cambierò lavoro. I fiori finti non si usano più. Qualcosa da fare lo troverò sempre. Coraggio. 15 mesi non sono pochi, ma pare che ci sarà un condono. Caro signor Metello, lei mi ha fatto cenno di scriverle. E io le scrivo. All'epoca dei fatti del 79, anch'io ero appena nato. Ma fu tutta una provocazione. Lo so perché l'ho letto su un libro che mi ha lasciato il povero Lampredi. Scrivimi spesso e dammi del tuo, Ersilia. Pensa che appena esco, ti sposo. Aspetta a dire esco e ti sposo. Potrebbe essere un progetto sprecato. Quel giorno venni a salutarti a quel modo perché mi ci portò l'istinto. Ma può darsi che fosse compassione. Non sono ancora sicura di volerti bene davvero. La verità è che forse ho ancora da incontrarlo, l'amore. Ma esiste. Se esiste, Ersilia, vorrei che tu mi potessi vedere e leggere nel pensiero. È già passato un anno. Restano appena 90 giorni. Dico appena per non battere la testa nel muro. Ormai questo è il mondo. Siamo nati da una certa parte della barricata e ci dobbiamo restare. Ma d'ora in avanti... Appena esco ti sposo. Da fare. Arrivavo prima io della lettera, anche se te lo scrivevo. Mi hanno condonato 2 mesi. Sì, che sei a Firenze? Da 3 giorni. Purtroppo mi hanno lasciato libero solo ieri sera. Sono venuta a casa tua, ma non ho avuto il coraggio di bussare. Allora mi sono messa a cercare una stanza per dormire. Ma non ho chiuso occhio. Aspettavo il giorno per vederti. Sono ritornata a casa tua in San Frediano mentre tornavano i fornai. Ma tua madre mi ha detto che facevi il turno di notte. È stata gentile. Dunque, ora che mi ha visto un viso, ti sei decisa. Sei dimagrita.
santo? Un grappino. Il primo dopo 13 mesi. Vieni, vieni. Lasciami. Dai, vieni, sto qui vicino. Lasciami. E non tirarmi. Se non volessi non ci riusciresti mai. Sola in casa di un uomo non ci sono mai stata. Vieni. Se domani cambi idea non ti fare scrupolo con me. Ma se mi sposi attento a te. Buongiorno. Buongiorno. Chi è? Una signora che stava davanti al cantiere. Libero? Libero. Fratello. Mi riconosci? Olindo. Olindo. Come stai? Bene. Che piacere vederti. Questa è la mia moglie e questo è il mio primo figliolo. È Olindo. Siamo cresciuti insieme. Vieni, dai, forza. Quando sei arrivato? Dal Belgio, domenica. Ho portato i figlioli a Cosetta, a Rincine. Come sta mammisolina? Se la cava. Ma purtroppo c'è andato tutto male. Poi io mi sono ammalato in miniera e così ho deciso di tornare. Io porto sul bambino, Metello. Sì, si viene anche noi. Beato te, tu hai la felicità in famiglia, una casa. Ho molti amici alla camera del lavoro. Vedrai che un posto te lo trovo. Chi lo sa, forse proprio da Badolati, dove lavoro io. Dai, siediti. Dorme? Sì, era tanto stanco. Fino a quando non avrai altra possibilità, starai da noi. Mettiamo una branda. Può arrangiarsi qui. Per me, se la tua moglie è d'accordo. Metello sa quel che fa. Signora Salani! Uffa! Signora Salani! Senta, mio marito mi ha pregato di invitarvi stasera con noi al caffè di Piazza Piattellina. Inaugurano la luce elettrica. Invitali, mi ha detto. Vedrai che accettano. Ci scusi, Ida, ma è arrivato un parente e poi si deve portare il bambino dalla nonna. Che peccato. Sarà per un'altra volta. Mi spiace, ma stasera è impossibile. Arrivederci. Ma se è per me... Non si preoccupi, Olindo, non è per questo. Andiamo? Le hai presi i soldi? Non mi piace uscire senza. Se succede qualcosa, i poveri, lo sai, li portano all'ospedale. Non li posso sentire, questi imbecilli. È un'amica oramai, a modo suo. Sai che gli ci vorrebbe? Una bella labbrata!
Come sei lesto a tirar schiaffi. A chi li tiri poi? Aiutami. Stasera ci troviamo tutti alla camera di lavoro. Avverti anche Metello. Metello. Che c'è? La riunione è fissata per stasera. Figlioli, non la pigliate sul serio con questa ventata di democrazia. Non vi montate la testa. Io ero come voi e mi son fatto con le mie mani. E ora se c'ho qualche sordo è un'impresa, non me l'ha mai fatto il sindacato. Sono frutto del mio cervello, sapete? Ingegnere, noi parliamo di pane e di lavoro. Le tariffe sono già all'osso e dobbiamo farle rispettare. Le tariffe io le rispetto. No, ingegnere, neanche lei non le fa rispettare. Il Tinai, per esempio, piglia 3 centesimi in meno della tariffa. Perché? Perché? Oh, bella, perché l'ho voluto aiutare. Non avevo mica bisogno di lui. Eh no, è lui che l'aiuta a arricchirsi. Figlioli, io lo dico per il vostro bene. Versate dell'acqua sul fuoco. Non vi buttate allo sbaraglio. Non date retta a del buono che non vi conviene. Andiamo. Ma che fareste da soli? Da soli non sareste neanche capaci di levarvi un dito di sedere. Dica culo, ingegnere, che lo sa dire. Quando durante il giorno le sembra che non si coli abbastanza sudore o che il freddo non ci abbia rotto le mani, perché non parla allora pulito? Perché vi pago per sudare e non voglio essere messo in mezzo. Ora basta, ragazzi, su, via. Andate a casa. A casa. Sai che il tuo bambino è un uomo così distinto che non sembra nemmeno un muratore. Si provi a dirglielo. Ci tiene tanto al suo lavoro. Ma è vero che il signor Metello ha avuto dei guai con la giustizia? Scusi, sa, se glielo domando. Sì, è vero. È stato per la politica. Ah, anch'io ne so qualcosa. Ho avuto uno zio, sapesse, che ha fatto versare più lacrime a mia madre. Sa, certe idee. Che gli uomini sono tutti uguali. Che tutti si ha diritto a un lavoro senza essere sfruttati. Quando sono entrate nel sangue. Del resto è scritto anche nel Vangelo, no? Gli uomini come Metello, se non fossero così, non sarebbero più loro. Ma, senta, sa, se io fossi sua moglie, farei di tutto per tenerlo lontano dalla politica. Buonasera. Oh, buonasera. Ma lo sa che si stava parlando proprio di lei? Bene, naturalmente. È pronto da mangiare? Mio marito ha preso i biglietti per l'opera, non ci direte di no anche stavolta. Oggi sono diventata maggiorenne. Compio 21 anni. Ringrazi pure il suo marito, ma stasera proprio non posso. Un'altra sera con piacere. Contento lei. Sa che facciamo? Dico a mio marito di prendere i biglietti per domani sera. C'è il ballo Celsio. Grazie, Ida. Buonasera. Stasera c'è una riunione importante. Sicuramente sarà deciso lo sciopero. Siamo tutti d'accordo. Io sono stato eletto con Renzoni responsabile del cantiere Badolati. Non ci pensare. A teatro ti ci porto. Se ci sarà lo sciopero,
Sai che faccio? Porto il bambino dalla mamma e lo lascio da lei qualche giorno. È un'economia e io sarò meno legata. La signorina mi ha dato una bella idea. Pare che i fiori finti siano tornati di moda. Potrei guadagnare qualcosa. Un'idea dell'Idina. O perché la tanto in antipatia? È così bellina. Non ti sembra bellina? Sì, bellina. Allora ti piace? Mi ha chiesto se è bella. E tu dovevi dire che non l'hai guardata. E gli occhi che ce l'ho a fare. Venite di qua. Ida, suo marito se non le è accanto da Nismania. Questo no. Ma d'altra parte non vedo perché si dovrebbe cambiare l'abitudine. Beh, cambiare a volte può essere bene. Io mi muovo. Senza contare che geloso potrei essere proprio io. Quando è così, neanch'io mi muovo. Resto al mio posto. Domani fu proclamato lo sciopero e per l'epoca in cui avvenne, appunto il 1902, fu uno sciopero rimasto leggendario. Toccava a Firenze offrire una prova di solidarietà e di forza. Le macchine che producevano ricchezza col loro rumore avevano destato tutti e la sveglia aveva raggiunto i ponti. Questa gente ha aperto gli occhi. Bisogna li richiudano. E subito. Non avranno il coraggio, vedrà. Che succede qui? Sciopero! Fermate il lavoro! Si sciopera! Giù da ponti! Scendete tutti! Tutti!
Olindo! Scendi! Ha capito? Anche te tu ha votato lo sciopero come tutti! Se tu vuoi lavorare vattene, ma lascia in pace gli altri, è chiaro? Nardini, che vuoi fare? Provocare un incidente? Chi te l'ha ordinato, il padrone? Te lo sei scordato quando si scioperava anche te? No, ma sono affari miei. Qualche anno fa era qualche anno fa. Ora sono qui a far rispettare il lavoro. Siamo intesi? No. Io non ho inteso. Carogna. Figlioli, state attenti a quello che fate. Chi lascia il lavoro oggi nel mio cantiere non ci rimette più piede, ricordatevelo. Io ve l'ho detto, ragazzi. Non scherzo, attenti a quello che fate. Te, Salani, vi sei lasciato montare la testa. Non vi illudete. Questa volta ve la passerete male, perché sarò più duro degli altri. Verrete a pregarmi in ginocchio. Questo si vedrà. Per il momento siamo in sciopero. Vogliamo tariffe giuste. Con le paghe di fame che ci date non ce la facciamo più. Signor ingegnere. Ai tempi nostri succedevano queste cose. Salve ragazzi, com'è andata da voi? E come doveva andare? Il padrone si è comportato da boia. E come volete si comportasse? Quelli quando li tocchino i portafogli perdono l'educazione. Che bella giornata. Sembra quasi primavera. Però sarebbe bello star senza far nulla. Io per me, alla storia che il lavoro è un dovere dell'uomo, non ci ho mai creduto. Hai ragione. Il lavoro è una schiavitù, ecco che lei lavoro. Guarda chi c'è. Buonasera. Ecco il babbo. Aveva ragione l'Ersilia, me l'aveva detto che l'avrei trovato qui. Sembra che non gli faccia troppo piacere questa sorpresa, eh? Sono maleducato, ma certe volte sa come si dice, è come copadroni. Bisogna difendersi per non lasciarsi tentare. Io non mi intendo di padroni. Non ne ho mai avuti. Le tentazioni, poi si sa, sono del diavolo. Non è vero. Le tentazioni ce l'hanno anche i santi. E se uno ci resta appresso, dove si va a finire? Può darsi all'inferno, ma anche in paradiso, chi lo sa? Ma non mi faccia bestemmiare. Non mi importa che questi siano i mesi buoni per il passaggio dei forestieri. E va bene, al mare ci andiamo. Ho preso la... Chiudi la finestra. Non li posso sentire. Ma lascia stare, almeno entra un po' d'aria. Tanto ora smettono. E intanto vanno in mare. Se penso come mi trovo io, e sono costretto di continuo a chiedervi ospitalità. Parli come un estraneo. Come se ti si facesse pesare ogni cosa. Non è questo. Ma ho fretta di avere cosette e bambini con me. Tanta fretta che vorresti lavorare anche mentre non si sciopera. Dì la verità. Non sarò il primo che andrà a lavorare, ma nemmeno sarò l'ultimo. A meno che non ti debba obbedire per il fatto che te mi dai da mangiare e da dormire. Se è così, dimmelo, che me ne vado subito. Se resti qui o te ne vai, per me è lo stesso. Ma stai attento che se fra noi due finisce male, è colpa tua. Non alzate la voce. La gente aspetta questo, che litighiate fra voi. Allora me ne vado. E d'ora in avanti deciderò di testa mia. Olindo, Olindo! Non fare così. Metello ti vuol bene. Se te ne vai adesso gli dai un dolore che non si merita. Respirare altri 5 minuti, tanto nessuno mi vede. Con questo caldo che fa ho il petto tutto in sudore.
ce l'hai, pensatore. Andiamo, vai. Ho un ventino in più. Ci basta per due mezze mescite. Così si prende un po' d'aria, che qui non si respira. Sì, andiamo. Buonasera. Buonasera. Sona, divertiti, che ora si suona noi. Altro che prenderli per fame. Questi hanno più fiato di noi. Eppure, ingegnere, lo so di sicuro che non vanno più d'accordo, che hanno deciso di trattare. E poi due settimane senza paga non è uno scherzo. Valle, chi te le racconta queste notizie? Stanno facendo la colletta in tutta Firenze. Questi si aiutano tra loro. Andiamo. Lasciatelo parlare. Brutto, così mi rende sazio. Lo fa apposta per esasperarci. Ingegnere! Sta zitto, ti spacchi il muso! Chi mi ha chiamato? Io. E allora? Avanti. Parla. Perché litigavate? Qui un litiga nessuno. No, ho visto. Il Renzoni voleva parlare con me. E tu e quell'altro gli siete saltati addosso. E come il Renzoni, chissà quanti ce n'è che vogliono parlare con me. Io non ho niente da dire. Voglia di parlare ce n'è, ingegnere, ma dovrebbe turarsi le orecchie perché non son preghiere. La verità gliela dico io, ingegnere. Non è il Renzoni che ha chiamato, ma il Tinai. Farabutta spia! Figlio d'un cane! Fermo! Ti fermo! Non sono assassini! Noi non siamo armati. Siamo scioperanti. La verità è che a voi fa paura la nostra forza. Se Nardini porta la pistola, qualcuno l'ha autorizzato. Io non l'ho autorizzato di certo. Se è questo che vuoi dire, tornate al lavoro. Più presto farete, meglio sarà. Chiaro? È tanto chiaro che si è fatto buio. Accettate le nostre condizioni, si torna a lavorare. Le vostre condizioni? Sì, le nostre condizioni. Siete voi che dovete accettare le mie. Se volete che convinca gli altri imprenditori a dimenticare tutto. Nardini, chiudi. Andiamo. Signor Metello, mi scusi, sa, se la disturbo. Ho un caldo.
Avrò bevuto mezzo litro d'aranciata e ho più sete di prima. La sete, Ida, la leva solo il vino, che non lo sa. Ce l'ho se vuole. Anzi, posso portare anche un po' d'aranciata per Ersilia. No, grazie. Ersilia è andata a consegnare fiori a Roini. Tarderà. Ma che stupida, me l'aveva anche detto. Anch'io son sola. Se vuole, vengo io lì da lei. Venga subito, l'aspetto. Entra. Io ti voglio sempre. Ci dobbiamo pensare. Che importanza ha? Io non ho paura di nulla. Neanch'io ho paura di nulla. Se vuoi però che questa sia stata la prima e l'ultima volta, dipende solo da te. Signora Edina! Signora Edina! Signora Edina! E me l'ho stesa un pochino sul letto, ma con quest'afa mi sono addormentata. Posso venire da lei? Vorrei chiederle un consiglio. No, no, aspetti, mi infilo un vestito e vengo. Mi dica, Ersilia. Volevo chiederle se mi dà una mano ad accostare le tinte dei fiori. So che lei ha buon gusto. La prima ordinazione è andata bene anche per merito suo. Sono contenta. Continua ancora lo sciopero? Sì, continua. Ora sto per darle un dispiacere. Sa che ha perso una boccola? Oh, si deve essere rotto il fermaglio mentre dormivo. Vengo subito. Viola. Ciao, Lippi. Ciao. Come stai? Non c'è male, te? Sono venuta qui perché ero preoccupata. Volevo sapere qualcosa di preciso. Mi hanno detto che hanno arrestato degli scioperanti e ho pensato a te. Sono contenta che questa volta te non c'entri. Beh, per entrare c'entro. Solo che sono ancora fuori. Hai bisogno di qualcosa? Di niente, grazie del pensiero. Il bambino sta bene? Sì. E tu? Bene, grazie. Beh. Ciao.
Ancora in piedi? Se lo sapevo, invitava a bere qualcuno degli amici. Noi siamo fortunati, alla fame non ci siamo. Perché te ti sacrifichi. Teo, io non è la stessa cosa. A che ora ti devi alzare domani? Alle 5. Dobbiamo essere presto davanti a cantiere. Vai a letto. E te non vieni? No, devo finire. Dovrò picchiare forte. Non potrai dormire. Quando ho preso sonno non mi svegliano neanche le cannonate. Piuttosto darei fastidio ai vicini. Da 30 giorni tornavamo a casa senza salario e il lavoro esisteva. I muri erano lì e non chiedevano altro che di essere prolungati. Gli animi erano forti, ma lo stomaco era digiuno. Quanto avremmo resistito? Uno sciopero è come un assedio. Si tratta di durare. Signora Edina. Oh, Ersilia, mi scusi, sa, sono in ritardo. Devo trovarmi con mia sorella. Si faccia vedere almeno com'è elegante. Ho tanta furia. Mi lascia andare, Ersilia. Quando tornerai dal mare, decideremo come dovremo comportarci. Io non posso partire. Tornerai indietro col primo treno, te lo giuro. Ne sono sicura. Ma è mai possibile che tu non lo voglia capire? Può darsi che fra un mese questa infatuazione sia passata tanto a te che a me. A meno di certo. A me, ti assicuro, mi sembra d'essere al mondo soltanto da quando si sta insieme. Io no. Dico la verità. Mi pare d'essere un ladrone. Andiamo.
Ma come, non vuoi darmi neanche un altro bacio? Metello. Vieni qui. Su, sbrigati, andiamo. Che dirà il tuo marito? Mio marito è fuori Firenze e tornerà tardi. Anche se fosse già a casa sarebbe la stessa cosa. Tutto quello che le dico io va bene per lui. Piuttosto, di la verità. Mi sembra che tu sia te, invece, sei preoccupato. Non per quello che tu pensi. Dovevo essere alle 7 alla camera di lavoro. Sai, Metello, che ti dico? Che l'unica cosa di buono di questo sciopero è che dà modo di vederci tutti i giorni. Allora consideralo finito. Sciopero è tutto. Ma io scherzavo. Tu scherzi su queste cose perché il tuo marito ha il portafogli pieno. Beh, sì, non sono mica una fioraia. Un muratore e una fioraia stanno bene insieme. Metello! Metello! Dove sei, del buono? Sono arrivati i soldi? Non ti nascondere anche te come padroni. Ma insomma, sono arrivati questi vattrini? Siamo stufi ad aspettare. Chi ce li paga debiti? Non ti nascondere, del buono! Vieni fuori! Che c'è? Che volete fare? Richiamare le guardie e i soldati? Quello che posso dirvi lo sapete, i soldi arriveranno, è sicuro. E quando? Fra 2 o 3 giorni, non di più. Domani si torna su cantieri, ci rimandate di giorno in giorno. Riconoscetelo almeno che ci avete rovinati. Vi è sempre tirai a metter zizzania. Si merita una lezione. Sono 40 giorni che si aspetta. Anche per i padroni, sono 40 giorni. Con la differenza che voi non siete soli. I meccanici, i vetrai, i ferrovieri, i metallurgici, le sigaraie sono con voi. Avete la solidarietà di tutta Italia. In tutte le città si stanno raccogliendo soldi per voi. Chiacchiere, solo chiacchiere. Domani si torna sul lavoro. Vada, Tinait, e ci puoi rovinare tutti. Sta zitto, che è meglio per te. Io non sto zitto. I padroni hanno il coltello dalla parte di Manico. Carogna! Io ho fame. E famiglia. I soldi arriveranno, ve lo giuro. A questo punto arrendersi sarebbe un vero suicidio. Ascoltate. Io domani torno su punti. Chi è d'accordo, venga con me. Fermi. Dove vai? Così la forza pubblica avrà ragione di intervenire di quello che vogliono. Brutto bucaiolo! Scappiamo, ragazzi, c'è la miseria! Scappate! Ci dobbiamo fare! Del buono! Lo arresteranno! Razzo, vieni via! C'è la miniera! Del buono! Vieni via! E via, Metello! Ma dove eri? Dove sei stato, disgrazia? È successo? Un disastro! Dimmelo! Hanno preso del buono! È tutta colpa dei Tinai! Tu eri l'unico che lo potevi fermare! Via! Venga un momento da me, signora Edina. Sono stanca morta, se sapesse quanto ho camminato. Ma non era andata in visita da sua sorella? Sì, ma poi ho fatto una passeggiata su Lungarni. Ah, sì? Venga da me un momento. Beh, un momento solo, eh? Ho preso tanto di quel sole che sono tutta stordita. Che succede? Vedo che non ha progredito granché col lavoro. Già. Porca puttana, dove l'hai portato? Cosa? Chi? Puttana! Dove l'hai portato? Scordatelo! Scordatelo, capito? Scordatelo! E adesso su, via! Aria! Sì, è vero, te l'ho portato via e ne fa quello che voglio! Hanno arrestato del buono. È tutto per colpa d'Olinda. Devi mangiare. Se c'è qualcosa di pronto,
Devo uscire di nuovo. Abbiamo una riunione alla società del mutuo soccorso. Dovremo cavarcela da soli. Bisogna organizzare i picchetti. Dobbiamo essere ai cantieri prima di giorno. Ma che hai? Niente. Come niente? Non t'ho mai vista a codesto modo. Potresti almeno rispondere. Allora? Tutto quello che potrei dire tu lo sai già. Dunque... Come lo so? Lo sai, te l'ho già detto, niente. Di piuttosto che sei stanca di fare la moglie, che lavora tutta la notte per il marito in sciopero. Come dicono borghesi, scioperante è sinonimo di scioperato. Anche te la pensi così, vero? Avanti, dillo! È meglio se me ne vo. Non è serata da sopportare una moglie tanto perfetta. Mimino. Guarda là. Ci sono i soldati. C'era da aspettarselo. Non è solo questo. C'è qualcosa di peggio. Ci sono tutti. Il Tinai, Costanzo, Piero, il tedesco. Non ne manca uno di quei farabutti. Oh, ma a che ora sono venuti? Hanno dormito qui in cantiere. Era tutto stabilito, figliacchi. Anche la zuffa di ieri sera era preparata. Volevano far arrestare il del buono. E che si fa? I fucili in mano a quei figlioli mi fanno vela agli occhi. C'è nessuno di questi tre? Ho fatto una domanda. Fermatevi! Lasci! Lasci, delegato, per favore! Che faccio, ingegnere? Batto la sirena? Ingegnere, non ci provi. Non faccia battere la sirena, che a noi ci tremano le mani dalla disperazione. Nardini, batti la sirena. Qui si deve lavorare. Olindo, voi altri, aspettate.
Non mettetevi contro di noi, proprio ora che arrivano i soldi delle sottoscrizioni! Salani, mi meraviglio di te. Ti sono sempre stato amico. La prima volta che ti ho assunto, tu portavi i calzoni corti. Non sarebbe più dignitoso per te tornare a lavorare? Vede, ingegnere, quando mio padre era giovane, imprenditori come lei andavano a ingaggiarli. E loro stavano in fila in Piazza della Signoria come delle puttane. E c'era sempre chi si offriva a meno e rubava il lavoro agli altri. Ma la nostra è un'altra generazione. L'ho capito io che ho appena imparato a scrivere. Possibile che non l'ha capito lei che ha tanto studiato? Proprio perché ho studiato. Vi consiglio per il bene. Tornate a lavorare. Tanto perché voi lo sappiate, dalla Lucchesiana alle Calabria, dove non c'è il lavoro che c'è qui, sono pronti a venire a Firenze centinaia di lavoratori. E non fanno questione di tariffe. Gli basta trovare da lavorare. Metello, l'ingegnere vuole parlarvi. Vieni te, noi un sasso segreti. Si parla davanti a tutti. Segreta è la fame, la sifili, della paura. Da che si sciopera non si fanno che discorsi. E i discorsi non portano pane. Batti la sirena. Sono ferito. Prinzoni, Prinzoni. Bene, caderò. Ma tu vattene via, se no danno la colpa a te. No, no, io sto qui con te. Solo in mezzo a questi cani non ti lascio. Vattene, Metello, vattene. Danno la colpa a te. Ormai, ma chiapperebbero lo stesso. Non è giusto, ma ci ammazzano per 3 centesimi. Fermatevi! Fermi! Hanno liberato del buono! I vostri rappresentanti stanno trattando, gli impresari hanno ceduto! Si s'accorda, figlioli! Si s'accorda! Metello! Abbiamo vinto! Ha sentito! Per la prima volta uno di noi entra in un luogo di lavoro a trattare con padroni! Battetela ora la sirena se volete. Perché si è vinto. Anche per te, Olindo Tinai. Come tutto deve costarci caro. Ho 25 anni, e ci credi? Mi sembra d'essere entrato ora nell'età della ragione. De Bono dice che denuncerà il sottufficiale. Ma tanto sono tutti d'accordo nel dar la colpa a noi. A noi solo perché li abbiamo provocati, lanciando i sassi. Dicono che il brigadiere abbia sparato per legittima difesa. Lui col fucile. E noi a mani nude. Non ci si deve mai pentire. Offrire i polsi alle manette. Come diceva mio padre, bisogna lottare. E aveva ragione. Forse un giorno ci sarà un mondo senza più sfruttati e sfruttatori. Cesare! Partono per il mare. Preparano le valigie. Avevano detto che sarebbero partiti fra una settimana. Lei ha cambiato idea. Avevi capito tutto, eh? Ma l'iniziativa è stata mia. Lei non ha nessuna colpa. È capitato come è capitato. Me lo immagino. No, non te lo puoi immaginare. E come? Si imparano mille cose in un istante. Ma il cuore non l'ho impegnato. Questo sì. Lo spero.
altrimenti non starei qui a parlarne. Salà di Metello, apri! Sono loro. Apri, Salani, lo sappiamo che ci sei. Seguici. Sei imputato di istigazione alla sommossa. Salani Metello! In parlatorio! Come stai? Io bene. Anche il bambino, e tu? Fa freddo, ma per il resto non mi posso lamentare. Io sono andata a stare dalla mamma, così risparmio l'affitto. Di la verità. Non hai più lavoro coi fiori. Ma me ne sto cercando da un'altra parte. Iruini ha preso la scusa che sono la moglie di un sovversivo. I fiori sono ancora di moda. L'importante è che torni a casa presto. Quanti ricordi. Quanti fatti. Quanto tempo è passato. Ora mi accorgo di non aver mantenuto la promessa che ti feci uscendo dal caffè di Piazza Piattellina. Ti dissi che non mi sarei più occupato di politica. Ma più ti tiri indietro, più c'è qualcosa che ti riporta in prima linea. D'ora in avanti, ti giuro. Lo so, tu non vuoi che giuri. Io ambirei a vivere tranquilla. Te libero e io. Magari anche un altro figlio. Ma so che in certe cose non si può cambiare. Finalmente, cara Ersilia. So cos'è un muratore, un socialista. Peccato che tu non abbia studiato, mi ha detto il giudice. Io ho studiato sui ponti. Ho ripensato a tutte le cose che abbiamo in comune. Per esempio, com'è stato simile il destino dei nostri padri. Forse anche per noi sarà così. Ma io spero un po' meglio. Spalanca gli occhi. Stammi a sentire. Domani ti libereranno. Anche questa è passata. Ersilia. Perché non mi hai detto niente? Per lasciarti tranquilla. Ci sarà lavoro. Tutti i debiti che avremo. Non ci pensare. Devi riposarti. Riposarmi? E di che? Siamo ricchi. Possiamo pagare i debiti e vivere per un po' senza affanni.
È venuto a casa un bambino e mi ha lasciato una busta con dei soldi. È scappato via mentre l'aprivo. Mi sono affacciata alla finestra e ho fatto in tempo a vedere una signora elegante. Sarà stata una fata a mandarli. Se sarà una bambina, un bel nome potrebbe essere Viola. Che ne dici? Però ti prometto che là dentro non ci metterò più piede. Te lo giuro. Non mi importa, non giurare. Anche mio padre non c'è mai riuscito.